l'ottava edizione, quindi sono ormai un po' di anni che cerchiamo di organizzare in occasione della settimana del Gran Premio di Misano, che chiaramente lo definiamo il Gran Premio di casa perché è vicinissimo a casa nostra. E in questa settimana qualche giornata la dedichiamo ad eventi nel nostro paese, a Tavuglia. È doveroso farlo, lo è stato in passato e lo sarà sempre, perché la gente ormai è affezionata. Dicevo prima che ringrazio i tanti amici, perché ormai parliamo di amici che arrivano a Tavuglia da tante parti d'Europa e del mondo per festeggiare con noi questa ricorrenza, diciamo. Ospitiamo, come abbiamo fatto giovedì sera, dei piloti che corrono nelle varie categorie del moto mondiale. Sono tutti ragazzi che o risiedono qui a Tavuglia, e quindi credo che continueremo ad essere uno di quei comuni che ha un record come numero di piloti tra gli abitanti. Piloti che corrono in un mondiale, quindi nel mondo, voglio dire, solamente a Tavuglia ce ne sono tre, quindi, e altri stanno frequentano il nostro paese per le tante altre cose, dall'allenamento eccetera. Le persone che arrivano alla festa, agli eventi che organizziamo, che devo dire non sono mai semplici, perché io dico sempre che siamo un piccolo comune. Le risorse, le possibilità, le persone che lavorano, quindi la prima cosa che mi viene sempre da dire è un grande grazie a tutti quelli che lavorano e che si spendono personalmente per contribuire alla riuscita di questi eventi, che ormai hanno un cammino segnato, però ogni anno bisogna inventarsi qualcosa di nuovo. In queste ultime due edizioni abbiamo avuto degli stuntmen, oltre le due ruote, che io dico che sono dei pazzi perché fanno delle cose incredibili, e anche con i quad sono veramente delle evoluzioni bellissime, ma rimani quasi scioccato da quello che riescono a fare. Però è veramente bello, perché lo facciamo nel cuore del paese, con le persone che sono molto disciplinate e rimangono sempre molto contente di questo spettacolo.